Eccolo qua il condottiero Maurizio Lasi, primo scudetto. Sì, primo scudetto. Anche primo scudetto. Femminile sono da 2 anni. E con una situazione comunque, correggimi se sbaglio, perché vista da fuori, anche i complimenti di Procaccini, il coach di Parma, che saluta. E comunque con una situazione alla fine dell'anno scorso non facilissima, perché che questa squadra avesse le potenzialità per diventare la numero uno si sapeva, ma che ci arrivasse una squadra con tanta qualità nelle singole passando attraverso la strada del sacrificio difensivo, quello era un po' meno scontato. Beh, sai, quest'estate abbiamo cambiato abbastanza in questa squadra, abbiamo cambiato molto, penso che la bontà delle scelte di quest'estate ci abbiano ripagato, perché non abbiamo cambiato nessuna giocatrice, si è infortunata l'americana, abbiamo avuto tante difficoltà, ma abbiamo centrato tutti gli obiettivi. In campionato abbiamo perso una sola partita e quindi io penso che più di così era difficile fare. Quindi io devo ringraziare le ragazze perché sono state fantastiche, hanno lavorato sempre duro e hanno capito lo spirito che volevo in questa squadra qui, quella di giocare sempre per vincere senza guardare chi fa i punti. Secondo me il marchio di fabbrica è la ricerca del contropiede dopo canestro subito, quella è l'azione che mi rimane negli occhi di questa fase. Beh, abbiamo avuto la fortuna di scovare una Lavander che è una lunga tipica perché è più bassa, però è molto veloce e ha le mani buone, e quindi abbiamo potuto insieme a Nadalin, che penso abbia fatto una delle migliori stagioni di quest'anno, e a Godin, che sappiamo benissimo il suo valore con la medaglia d'argento alle Olimpiadi, abbiamo avuto 3 lunghe che avevano la possibilità di correre, tirare da fuori, aprire gli spazi e giocare in velocità. È divertente allenare una squadra femminile, Lasi? Ci vuole più pazienza, ma è sempre divertente. Il basket è bello perché la pallacanestro non c'è molta differenza da quella maschile, a parte il discorso atletico, fisico, perché queste si impegnano, lavorano forse in tante situazioni meglio dei ragazzi. Alice. Di tecnica, talento, tattica abbiamo parlato tanto. La stagione, oltre allo scudetto e anche alla Coppa Italia di Schio, però è questione di mentalità, perché un conto è essere la squadra più forte sulla carta, un conto è dimostrarla sempre sul campo. Hai detto bene, hai detto benissimo, perché certe volte può diventare un peso perché sei obbligato a vincere, ma siamo sempre riusciti a... Forse proprio con quello spirito del sacrificio, della voglia dell'umiltà e della voglia di ottenere tutti i risultati possibili, queste ragazze sono state fantastiche, perché anche in tante situazioni difficili, con infortuni, hanno sempre dato il massimo. Ricordate che abbiamo così entrato per il secondo anno consecutivo l'Eurolega, che per noi è un altro piccolo scudetto. E quindi più di così io a queste ragazze quest'anno non gli potevo chiedere, sono state veramente fantastiche, fantastiche. Con questo pubblico poi è uno spot per la pallacanestro, il pallacanestro femminile importante e deve essere un punto di partenza. Con lo champagne ancora addosso e preparando non è champagne, era acqua orangiata, forse non è il momento ideale per fare una domanda del genere, però Leone Gabussa ci sta, lo chiama, c'è da fare un passo avanti. Come? Ma... non ho capito. Cosa serve a questa squadra per fare un passettino in avanti anche in Europa, oltre a un pizzico di fortuna che quest'anno è mancato? Ci vuole un pizzico di fortuna, ma sai, rispetto ai budget stellari che hanno tante società, bisogna costruire con dei nuovi giovani, un passettino alla volta, mettere qualche cosa in più in questa squadra ogni anno. E questo non è la cosa semplice. Coach, lo sai che questa ragazza qua è al 10° scudetto personale? Ma lei cominciava a vincere, ma lo so. Tu ancora giocavi. Hai detto sì, forse avevo smesso quell'anno lì, diciamo. Questo per dire che comunque gli anni passano, ma questo è un esempio di dedizione, di impegno, di capacità anche all'interno dello spogliatoio. Sicuramente ho avuto la fortuna di avere delle giocatrici importanti che però hanno saputo interpretare al massimo lo spirito che volevamo in questa squadra, e Mascia ne è un vero esempio, perché sempre sacrificata, sempre impegnata, sempre la prima, è un esempio per Schio e per la nazionale. Insomma, appuntamento al Pala Campagnola alla ripresa dell'attività, via.
la convochiamo? Lei sicuramente sì. Adesso vediamo. Okay, prossimamente. Saluto mio fratello. Un abbraccio, Massimone.